questo nuovo studio, come avete potuto vedere dalla scorsa puntata, in questa nuova edizione di Per Sempre continueremo a raccontarvi storie d'amore di chi il Per Sempre lo vive quotidianamente, ma di chi anche si sta preparando, anela a raggiungere questo sì meraviglioso. Ma abbiamo capito anche che perché quest'amore duri per sempre non bisogna solo essere perdutamente innamorati, ma anche imparare a giocare. Ed è quello che faremo quest'anno. Ho una matita per segnare i punti. Do subito il via alla nostra serata. Conosciamo i nostri concorrenti. E allora la prima coppia a giocare con noi è quella composta da Jacopo, 26 anni, si occupa di sicurezza sul lavoro e viene da Roma. E con lui Donatella, 24 anni, laureata in infermieristica, anche lei viene da Roma. Benvenuti. Ciao. Avete portato un supporter, dei supporter speciali? Chi sono? Sono i nostri tre amici. Eccoli lì. Non sono qui o qua, ma Daniele, Martino e Antonio. Un applauso ai supporter di Jacopo Donatella. Ma chi sfiderà la nostra prima coppia? Eccoli qua, sono Matteo, 27 anni, ingegnere, viene da Sant'Ilario in provincia di Reggio Emilia. E con lui Silvia, 23 anni, studia economia e viene da Sassuolo. Sono fidanzati da 4 anni e non vedono l'ora di sposarsi. Voi che avete portato come supporter? Ah, noi abbiamo portato la nostra amica Chiara. Chiara, bellissima. Allora, cari concorrenti, non perdiamo tempo, cominciamo a scaldarci un po', iniziamo la prima manche di un nostro gioco nuovissimo che faremo ascoltando musica dal vivo. Avete già sentito un tappeto che vi ha accompagnati, è una band, bravissimi, sono da 20 anni insieme, suonano ai matrimoni, sono stati giudicati la miglior band di matrimoni per la prima volta in televisione con noi, i Banda Larga! Ma faranno molto sul serio facendosi ascoltare il primo brano. Allora, noi nel corso di questa serata avremo tre manche nelle quali vi assegneremo, se risponderete esattamente ad una domanda che concerne proprio la performance della nostra band, vi assegneremo un papillon. Ne abbiamo 4, uno per ciascun elemento della band. Avremo tre manche, quindi nell'ultima manche ve ne assegneremo due. Questo porterà anche ad un pareggio oppure proprio ad una vittoria. Allora, cominciamo subito. Potete rispondere soltanto dopo che io avrò finito di illustrarvi le possibili risposte che potrete dare. Quindi può rispondere chi si prenota per primo. Fatemi finire la domanda e la domanda ve la farò soltanto dopo aver ascoltato questo brano dei Banda Larga. In bilico tra santi e falsi dei, un retto da un'insensata voglia di equilibrio, e resto qui sul filo di un rasoio ad asciugar parole che oggi ho speso e mai dirò. Non senti che tremo mentre canto, nascondo questa stupida allegria quando mi guardi. Non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finir, vorrei potesse non finir, vorrei potesse non finire mai. Finire mai, sarei, finire mai. Meraviglioso brano dei Negramaro eseguito dai Banda Larga Estate, ed è proprio dai Negramaro che è ispirata la domanda che vogliamo farvi, perché loro hanno scelto di chiamarsi come un famosissimo vino prodotto nella terra del Salento dalla quale hanno origine. Ecco, però noi vogliamo sapere quale di questi nomi che io adesso vi dirò non è il nome di un vino? Copertino, Orsino o Salice? Bravissima, si è prenotata la nostra... Dimmi. Allora, direi Copertino. Il Copertino, dici? Vediamo se è proprio la risposta giusta.
Mi sembra... Non so. No. Ai, Silvia, tu ti sei prenotata senza essere sicura di quello. Ma mi sfidavo di lui sull'argomento Ini. Allora, mi dispiace, la palla passa ai vostri avversari che hanno l'opportunità di scegliere tra Orsino e Salice. Rispondete, Jacopo e Donatella? Orsino. Orsino? Dici che secondo te Orsino non è il nome di un vino? Vediamo se hai ragione. Tu, Jacopo, sei d'accordo con lei? Sì, 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 assolutamente. Orsino. Assolutamente. Bravissimi! Allora, il primo papillon viene assegnato a Jacopo e Donatella. Max, per favore, vuoi andare a mettere il papillon alla loro postazione? Quindi questo è un piccolo vantaggio, perché effettivamente Orsino è il nome di un particolare tipo di aglio, quindi attenzione, se vi offrono un vino all'Orsino non sarà buono. Allora, abbiamo appena conosciuto le nostre coppie di concorrenti, vediamo in vantaggio soltanto di un piccolo papillon Jacopo e Donatella contro Silvia e Matteo, ma adesso è il momento di far entrare la coppia per sempre, la coppia dei nostri giudici, coloro che esamineranno il comportamento delle nostre coppie in gara. Prima però di invitarli in questo studio, io vorrei che ascoltassimo tutti insieme una bellissima frase di Papa Francesco. Chi ha una famiglia impara presto a risolvere un'equazione che neppure i grandi matematici sanno risolvere. Dentro le 24 ore ce ne fa stare il doppio. È così, Ci sono mamme e papà che potrebbero vincere il Nobel per questo, In 24 ore fanno 48. Non so come fanno, ma si muovono e fanno. È tanto lavoro in famiglia. Grazie, grazie Papa Francesco. Non sempre questa dote viene riconosciuta. È il momento allora di far entrare la nostra coppia per sempre. Emma Ciccarelli e Piermarco Trulli. Buonasera, benvenuti, accomodatevi al nostro divano, benvenuti. Cari Emma e Piermarco, benvenuti. Come grazie. Vedete lì sul divano avete già trovato dei taccuini perché noi vi abbiamo scelti, ma vogliamo far capire a chi ci guarda da casa e anche alle nostre coppie in gara perché vi abbiamo scelti. Avete una storia molto bella, siete insieme da quanti anni? 27. 27 e vi siete conosciuti facendo entrambi l'università. Sì, siamo colleghi a Scienze Politiche a Roma. Ma all'inizio com'è andata? Non era proprio partita subito alla grande? Tu hai detto che lui era proprio quello che... Sì, avrei messo una croce sopra, non lo volevo più rincontrare. Ci siamo incrociati al primo esame universitario, quindi appena cominciata e io accompagnavo un'amica. E lui faceva il suo esame. Io emozionatissima, anche se non dovevo farlo io, però ero in tensione come tutte le ragazze, anche perché era il primo esame. Lui tranquillo, chiacchierava, girava, non ripassava. Noi invece a fare le mille domande a quelli che erano usciti prima per sapere che domande faceva il professore. E quindi lui era molto tranquillo, già mi dava fastidio. Poi entra, è stato chiamato per l'esame, riesce dopo 10 minuti, un quarto d'ora. Gli chiediamo com'è andato, bene, 30 e lode. Ho detto no, che schifo. Un sapientone proprio. Un sapientone. Questo me l'ha detto dopo però. Sì, e poi com'è andata? Chi è che si è dichiarato per primo? È stato io che l'ho rincrociata dopo un po', ci vedevamo nei corridoi, però non ci eravamo frequentati. Poi a un certo punto lei mi aveva visto in televisione che presentavo la facoltà di Scienze Politiche e ha detto questo lo conosco e ci siamo incrociati e a quel punto poi le ho chiesto di uscire. Tu eri già capo scout? Sì, quando ero già capo scout. Tu eri cooperatrice salesiana? Sì. Ancora no, ancora stavo facendo un percorso. Eravate comunque molto vicini, avevate un'idea molto chiara di quello che sarebbe stato il vostro matrimonio, come avevate... Anche questo forse vi ha uniti un po' all'inizio? Beh no, all'inizio conosciuti. Veramente è stato abbastanza conflittuale il nostro rapporto, nel senso che avendo due caratteri forti, per riuscire a smussare, no, i carattere
e anche le abitudini, diciamo che abbiamo litigato molto più nel fidanzamento che nel matrimonio, erano tipi di litigi. Fidanzamento che è durato quanto tempo? 4 anni. E poi nel frattempo, mentre eravate fidanzati, tu hai fatto il militare. Sì. E aprile è un mese molto importante, perché quando è finito il militare, il 7 aprile, sì, il 20 aprile vi siete sposati. Sì. Esatto, sì. Come non volevamo perdere tempo, l'ho fatto passare da una prigione a un'altra, insomma. E quanti anni avevate quando vi siete sposati? 27. 27 anni, perché siete coetanei, e sono nati 4 figli. Sì. E continuate a vivere il vostro menage molto indaffarati, perché voi, sì, aiutate anche molto le famiglie in difficoltà, in qualche modo questo aiuta anche voi, mi avete detto, vero? Sì, ci occupiamo di pastorale familiare, ma anche di politiche familiari, perché abbiamo avuto poi degli impegni in questi anni che ci hanno portato... Tu sei vicepresidente del Forum Nazionale delle Associazioni Familiari. Sì. E tu invece, Pier Marco, sei... Io sono capo scout, sono anche consigliere nazionale scout e adesso sono anche nella consulta delle aggregazioni legali. Però lavoro a Torino in questo momento, quindi facciamo un po' su e giù. Questo ci ha anche un po' complicato il menage, però insomma, diciamo, quindi non resistiamo. Solo vi occupate di 4 figli, vivete la quotidianità, vi occupate anche di aiutare le coppie, sì, facendo un servizio. Sì, di accompagnamento nel matrimonio, anche per sostenere un po' il matrimonio in sé, perché in questo periodo storico comunque c'è molta fragilità, molta paura anche a vivere le sfide, le difficoltà di tutti i giorni, per cui le facciamo insieme, facciamo un percorso insieme alle coppie. E cosa vi spinge, nonostante le difficoltà, a continuare a spendervi in questo servizio? Traete anche voi un beneficio da tutto questo? Ma diciamo che siamo stati i primi beneficiari, perché a noi il condividere la nascita dei nostri figli, la quotidianità anche insieme ad altre coppie che facevano parte del nostro percorso, ci ha aiutato a smussare un po' le paure, i problemi nel rapporto con i figli, il rapporto di coppia, cioè il condividere insieme ad altri la quotidianità, ma anche le difficoltà del quotidiano, tipo andare a prendere i figli a scuola o accompagnarli da qualche altra parte, ottenerli perché c'era un'emergenza in famiglia e non sapevo a chi lasciarli, questo ci ha aiutato tantissimo. E avete visto che tutto questo dà grande frutto. Sì, questo infatti è stata sicuramente l'altra molla grossa che ci ha spinto, perché abbiamo visto poi i cambiamenti nelle persone che quando si mettono in rete, quando capiscono anche la bellezza dello stare insieme, cambiano, si trasformano e riescono a dare il meglio di sé. E questa è una cosa che per noi è stata molto significativo. E allora chi meglio di voi poteva qui stasera rappresentare questo per sempre che si incarna e che dà speranza a tutte le altre coppie che magari sono anche in crisi e hanno smesso di crederci? Per questo noi vi chiediamo, ve la sentite di fare i nostri giudici e di dare qualche consiglio alle nostre coppie in gara? Sì. Va bene. Oh, e allora non ci resta che giocare, io vado alla mia postazione, sport in casa! Allora giochiamo allo sport in casa, è il nostro primo gioco di questa sera ed è un gioco che, come sapete, è rivolto soprattutto a chi è abituato a dover fare i conti con delle attività che non vengono riconosciute da nessuna federazione, ma che sono comunque competitive, perché c'è la velocità, la competenza, la capacità di collaborare, di fare gioco di squadra quando in casa ci si trova di fronte a degli imprevisti o dei compiti da svolgere, apparecchiare la tavola in pochissimo tempo perché sono arrivati degli ospiti inaspettati, preparare una cena con quel po' che è rimasto in frigo dopo che la spesa è già finita, tirare fuori i panni dalla lavatrice o dall'asciugatrice. Questa sera voi, care le mie coppie, dovrete fare qualcosa di cui non siete, secondo me, esperti. Bisognerà cambiare nel tempo di un minuto i pannolini i bebè. Diciamo che comincia la coppia che è in leggero vantaggio, quindi Jacopo e Donatella, voi rimanete pure al posto, che hanno appunto un papillon di vantaggio. Allora, avete 60 secondi, avete 2 gemelle che si sono svegliate durante la notte perché hanno fatto la pipì. E voi dovete cambiare il pannolino nel minor tempo possibile, avete un minuto a disposizione. Dovete naturalmente fare tutte le operazioni necessarie, avete tutto quello che vi serve lì a disposizione. Io direi di dare il via al tempo. 1, 2, 3, via! Interessante. È
Ecco, vedo che siete effettivamente, lui guarda un po' cosa fa lei. Lei glielo sfila come una mutandina. È un pannolino, non è una mutandina. Se fosse pieno di pipì, diciamo che le avresti anche sporcato tutte le gambe. I pannolini si aprono. Non avete mai fatto babysitter, mi sembra. Ecco, li vedo veramente impacciati. Mi sa che lui è un po' più bravo. Hai qualche fratello piccolo? Cosa stai cercando? Le salviettine hanno un'apertura un po' difficile da effettivamente aprire. Ecco, sono ecco, state ecco. Appositamente scelte queste perché metteranno in difficoltà. Potete anche strappare tutto se volete. L'importante è che non facciate male ai vostri bambini, le bambine. Niente, bisogna... Dovete andare oltre, non fa niente, non gliela pulite la pipì, gliela cambiate questo benedetto pannolino, che la bambina adesso avrà il bisogno di farla di nuovo, mentre voi la state cambiando sicuramente. Allora, il tempo sta quasi per scadere, 3, 2, 1, basta! Andatevi a sedere, è una tragedia, allora... Cari i miei giudici, venite un po' ad esaminare, ma c'è poco da esaminare, mettetevi sul lato lungo del tavolo, è un disastro. Diciamo che, spero anche avete guardato bene cosa non hanno fatto, un macello. E allora andiamo a sederci di nuovo, valutate bene le vostre considerazioni, accomodatevi e vi chiederei, voi avete cambiato con quattro figli almeno 15.000 pannolini nel corso degli anni in cui è stato necessario farlo. Chi è più bravo tra voi due e veloce a cambiare i pannolini? Sicuramente lei. Insomma. Lei, ma è strano, le donne hanno una manualità diversa. Sì, sì, sicuramente ne ha cambiate anche di più di me. Però devo dire che comunque io me la sono cavata, insomma. Adesso lo devi dire lei, però... Sì, ha imparato. E necessità fa virtù. Ma tipo che come a casa mia, finché è qualcosa di piccolo, vado io, se no va la mamma no, e basta. No, anzi, su quello no, no, siamo stati schizzinoso. Abbastanza imparziali. Va bene, avete preso un po' di appunti su Jacopo e Donatella? Avete un po' considerato quello che hanno fatto? Allora, io direi... che sono già pronti gli altri nostri due ragazzi, potete cominciare, 3, 2, 1, via! Ecco, vediamo un po' come li vedete, li vedete un po' preparati o non preparati rispetto all'altra coppia, vedo che... Mamma mia, Matteo, ecco Silvia, vedo che ha capito che bisogna farci con quelle salviettine. Però vedo che anche lei la salviettina sporca poi l'ha abbandonata. La prendi il pannolino? No? Ah, ecco, brava. Va bene, continuate così. Vi vedo abbastanza... Avete anche fatto tesoro un po' degli errori dei vostri predecessori. Niente, per non ti distrarre, Silvia, il pannolino infatti ha un verso. Se mettete il dietro davanti, tutto quello che la creatura produrrà uscirà inevitabilmente fuori. Mi sembra che ci siamo proprio... Allora, perfetto, è addirittura prima del tempo. Pullala pure un po'. Matteo, ma è un campione... Hai chiuso anche il body, Matteo? Allora Matteo, ci hai fatto credere, siamo pronti, finito il tempo, via, fine al tempo. Accomodatevi alla vostra postazione, no, lascia perdere, non lo hai fatto prima. Andiamo, accomodatevi giudici, guardiamo un po' che cosa hanno combinato, avete qualche secondo per guardare un po', poi mi darete il vostro verdetto, prendete appunti sul vostro taccuino, accomodiamoci un po' al divano, io vado alla mia postazione perché... Voglio proprio velocemente farvi dire a chi assegniamo questo punto. Consultatevi, ma non avete per nulla esperienza di neonati voi, a quanto pare, piccolissima. Matteo, zero, però sei stato quello che se l'è cavata un po' meglio di tutti. Allora, chiedo ai nostri competentissimi coniugi per sempre, a chi vogliamo assegnare questo primo punto del gioco sport in casa? Creiamo un attimo un po' di suspense, pensateci bene. Potete dirmi il primo punto dello sport in casa, va alla coppia? Matteo e Silvia. Matteo e Silvia. Ho segnato questo primo punto. E allora la situazione è di 1-0 e adesso io vi porterò tutti quanti in un posto dove incontreremo una coppia che ci presenta Giacomo Visco Comandini. Sto per portarvi ai confini del per sempre. Ufficialmente si chiamano nozze di titanio,
un anniversario che Lucio e Amelia hanno festeggiato il 20 febbraio 2019. Sono andato a Chiavari per farmi raccontare i segreti del loro per sempre, che dura da 70 anni. Non pensavo di arrivare a un traguardo così. Perché vede, nella vita lunga così ne capita di tutti i colori. Sono stato contentissimo e felice e più di tutto di poter arrivare a questa età con mia moglie. Dico che si può anche arrivare a questa data così con dei sentimenti buoni. E che sentimenti sono? Di amore, di rispetto, pazienza, sopportazione, tutto assieme. Voi siete nati nel 1926 a 20 giorni di distanza, siete coetanei. Quando è che vi siete conosciuti la prima volta? La prima volta che io ho visto lei avevamo 14 anni. Stavo giocando a bocce con un amico e improvvisamente il mio amico mi dice: guarda che sta passando una bella ragazza. E io mi giro, vedo passare lei, mi gira e dico: sì, hai ragione, è una bella ragazza. Ho una fotografia proprio di quell'epoca e mi ricordo che avevo le trecce. Che è successo il 14 febbraio 1947? Ero arrivato dal lavoro molto triste perché avevo risolto un problema tecnico molto difficile e molto vantaggioso per la ditta e non avevo avuto la minima soddisfazione né morale né materiale. Poi un bel momento mi viene in mente, dico: miseria, è carnevale, c'è il veglione della Croce Verde, perché sto qui a rattristarmi che potrei andarmi a divertire un momento. Mi sono messo un vestito qualunque senza neanche il migliore e sono andato a questo veglione. Dopo 5 minuti che giravo per questo salone ho incontrato Amelia ed è stata una grossissima soddisfazione per me. Io ho visto che lui mi ha sorriso proprio contento di avermi incontrata. Poi mi ha invitato a ballare e c'era una bella orchestra con Anilla Pizzi. Poi hanno suonato Besami Mucho. Besami. Besami Mucho. Qui è il principe azzurro che è arrivato. E infatti è stata proprio una canzone che abbiamo ballato tante volte volentieri insieme, che ci ricordava questo incontro, che è stato proprio quello che ci ha fatto innamorare. Dal matrimonio di Lucio e Amelia sono nati 2 figli, una gioia ma anche una prova di unione per la coppia. Sono fondamentali perché innanzitutto e ti fanno capire che ormai la moglie non è più completamente tua. E anche lì merito di non far pesare questo distacco, di far capire che c'è sempre, sei sempre nel, diciamo così, nel giro dei suoi affetti, della sua visione. Si diceva che i mariti bisogna tenerli per la gola. L'ha mai sentito dire lei, che è giovane? Passano gli anni e che ci si accorge che proprio si ha bisogno uno dell'altro. È proprio questo che tiene unite le persone, sentire il bisogno dell'altro è una cosa fondamentale secondo me, perché se io sento il bisogno allora passo sopra tante cose, lei lo stesso. Stiamo giocando a questo gioco del per sempre per allenarci al gioco dell'amore, che è sempre più difficile, e abbiamo le 2 coppie in gara, sono arrivate al punteggio di 2-0, perché prima mi ero sbagliata, avevo detto 1-0, ma il primo gioco Sport in Casa assegna ben 2 punti. Adesso però noi vogliamo darvi delle informazioni molto importanti, scientifiche, grazie ad una professoressa che conduce studi proprio per cercare la formula del per sempre, della felicità nella coppia. Ci colleghiamo questa sera con l'Università di Yale, precisamente in Connecticut, dove abbiamo questa luminare, la professoressa Fazzinetti. Professoressa! Buonasera, professoressa! Mi sente? Buonasera!
Professoressa Fazzinetti, è il collegamento un po' via Skype. Professoressa, sente o vede solo? Ecco, buonasera! Buonasera Italia! Buonasera, professoressa, grazie. Mi scusi, non la vediamo benissimo, forse è in controluce, ma poi, ma è sicura che questa sia proprio l'università di Yale? E certo, quale se no? Ah, no, perché lo studio sembra molto simile a quello che abbiamo visto la settimana scorsa, era l'università di Boston, mi sembra proprio uguale. Perché sì. Studi di professori in USA sono tutti tali quali. E poi Beatrice, scusi, ma non devi cambiare argomento, perché io sono venuta qua per parlare con te di ricerca mia su matrimonio perfetto. Come dimostrano i test su tutte le coppie che noi abbiamo selezionato, felicità bere nella coppia è quando loro due sul proprio corpo hanno somma di peli superiore a 3 kg. Così se donna ha sposato uomo con barbone e con peli sopra il petto, con moquette, poi si contenta e si può anche fare la ceretta. Se invece donna ha sposato uomo che si spinzetta i sopracciglia, si fa ceretta sul dorso, allora quella donna deve riequilibrare e si deve far crescere i baffi, understand? Ma è sicura, professoressa, mi sembra un po'... Certamente. Oh, sai qual è il motto di nostra university? Lux and veritas, luce e verità. Ma di luce non ce n'è tantissima, però. Ma di verità sì, io sono obbligata a dire la verità, se no me licenziano. Ah, va bene, ma chi meglio di lei allora può dirci la sua verità sul matrimonio, e come sa, c'è mica che sono sposata, Beatrice. Ah, va bene, allora grazie professoressa, la ringraziamo per questo. Io resto sinceramente... Resto perplessa da queste bufale, io le chiamerei bufale perché, scusate, queste ricerche che ci fanno sentire pure inadeguati perché ci dicono che dovresti essere in un modo piuttosto che un altro. Secondo me dobbiamo allenarci a capire cosa sia vero e cosa sia falso, e lo possiamo fare proprio col prossimo gioco, il gioco del vero o falso. E questo gioco è molto divertente, come sapete, noi partiamo proprio da studi che sono stati fatti nelle varie università del mondo per la ricerca di questa famosa formula della felicità del per sempre. E allora ci siamo proprio basati su uno studio, mi raccomando, io vi faccio la domanda, aspettate che io finisca di darvi le tre opzioni e poi vi prenotate. Secondo uno studio della University of Virginia, che ha coinvolto oltre 200 coppie sposate, uno studio che è stato molto discusso, sono più felici le coppie che avevano meno di 50 invitati. Tra i 100 e i 150 invitati o più di 150 invitati? Donatella e Jacopo. Più di 150 invitati. Più di 150 abbondiamo. Invitati? Abbondate, meglio abbondare quando deficere. Vediamo, vediamo se avete indovinato. Può darsi più di 150 invitati. Oh. Ed è proprio così. Quindi questo primo punto va a Jacopo e Donatella. E io vorrei chiedere ai miei giudici, ma al vostro matrimonio, quanti invitati c'erano? Al nostro matrimonio c'erano poco più di un centinaio di invitati, però noi abbiamo barato perché la settimana prima del matrimonio avevamo fatto una festa con tutti gli amici e lì ce n'erano almeno 200 e quindi alla fine, sommando, siamo più di 150. Quindi l'importante è che anche non siano tutti alla stessa cerimonia, ma festeggiare. Infatti voi siete una coppia felice. E io... Prima di lasciare i nostri amici alla pubblicità, vorrei dire di non cambiare canale. Ricordo che il punteggio delle nostre coppie è di 1 per Jacopo e Donatella e 2 per Matteo e Silvia. E vi dico di rimanere qui con noi perché non solo continuerà la gara, ma noi dopo la pubblicità potremo ascoltare la testimonianza di un'altra coppia molto felice, nella quale lui è uno che tira pugni. Però a quanto pare in casa non lo fa. Patrizio Oliva, dopo. Bentornati al gioco
gioco del per sempre. Vi ricordo che in questo gioco non c'è nessuno che perde veramente, perché in amore tutti possiamo vincere. L'importante è allenarci a superare i nostri limiti. E questa sera parleremo ancora di tutto questo con le nostre coppie di ragazzi, fidanzati che sono qui per gareggiare insieme. Nella prima parte del programma abbiamo visto che si sono scontrati su uno sport in casa e hanno collezionato diversi punti. Siamo alla situazione di 2-1 per Matteo e Silvia contro Jacopo e Donatella. Ma come vi avevo annunciato e come avete visto nella scorsa puntata, adesso faremo un gioco che riguarda un personaggio che io sono andata ad intervistare con sua moglie. Vogliamo raccontarvi storie belle di persone che stanno insieme da tanto tempo e io sono andata un po' in giro a intervistare persone famose. Stavolta siamo andati a Napoli, a Soccavo, precisamente in una palestra dove un campione olimpionico che ha vinto a Mosca nel 1980 ci ha presentato la sua dolce metà. L'intervista di Bea. Incontri disputati di cui solo 5 sconfitte, un titolo italiano, uno europeo e uno mondiale, oltre all'indimenticata vittoria alle Olimpiadi di Mosca del 1980. All'angolo rosso, uno dei pugili italiani più amati di sempre, Patrizio Oliva. All'angolo blu, la madre delle sue 3 bellissime figlie, Alessandra, Marzia e Martina, la donna straordinaria che lo supporta e lo sopporta da oltre 30 anni, ex judoka della nostra nazionale, oggi insegnante e adoratissima dei suoi studenti, Nilia Sole! Io sono il suo sparring partner. E lui è il campione. Il campione, esatto, io sono il suo sparring partner. Ma è quello che mi allena, quello che mi forgia. Quando vi siete conosciuti? Siamo conosciuti nel 1983, 83, sì, aprile 83. Io tenevo il lobby del canto, dovevo fare la copertina di un disco e un fotografo amico mio disse: ho bisogno di una modella, perché lei oltre a fare la judoka, ma in quel periodo lavorava anche come modella. Era una bella vogliona. Ero molto entusiasta di conoscerla perché ammiravo l'atleta. Ci fu un classico colpo di fulmine per entrambi. Quando l'ho conosciuto l'ho messo knockout, no? Sì, ero proprio imbambolato quando l'ho conosciuto. Ci siamo conosciuti e dopo 10 giorni siamo andati a vivere insieme. Sai, due atleti che si incontrano, ci sono tante cose in comune. È stato un capirsi al volo. Io ho rinunciato alla mia carriera sportiva quando l'ho conosciuto. A quel punto ho dovuto fare una scelta. O continui, o segui lui. In quel momento lui era il campione, lui aveva le sue esigenze. Io vedevo l'atleta e mi è sempre piaciuto da morire. Cioè io vederlo combattere, vederlo il sacrificio. Quante volte siamo stati in palestra io e lui a Pasqua alle 3 del pomeriggio da soli e lui a Piazza Dante ad aprire la palestra, a scendere, lo accompagnava. In quel momento per lui era l'atleta che si allenava per un combattimento importante ed era bellissimo. E con le vostre figlie, che sono 3, che sono bellissime, bravissime, che tipo di papà è Patrizio? È un bellissimo rapporto, adorano il padre. Siamo fortunati, abbiamo costruito bene con le nostre figlie. Quando possiamo siamo sempre tutti e 5. Il matrimonio è un passo veramente importante. Mettere i figli al mondo non significa solo metterli al mondo, uno li fa. Significa crescerli, educarli, fortificarli. E purtroppo le coppie di oggi si sposano ma non vogliono perdere la propria dipendenza. Vogliono andare in vacanza da soli, vogliono uscire il sabato e la domenica, vogliono andare in discoteca. No, nella vita si fa una scelta e quella scelta deve essere rispettata per il bene proprio dei figli, per farli crescere bene. E che il matrimonio non sia, che sposarsi non sia fare solo una festa. Fate insieme, sposatevi, convivete perché veramente ci credete. Sei mai stata gelosa? Sì? Che sì. Cosa fai quando sei gelosa? No, io niente, guardo. Lei guarda, guarda e ti fulmina. Tu sei geloso? Sono stato geloso. Poi dopo, giusta misura. La giusta misura, perché io credo che la gelosia sia un sintomo di, innanzitutto di insicurezza e di poco rispetto nei confronti della tua compagna. Se io dovessi avere minimamente il pensiero che lei mi tradisce, già l'avrei salutata da anni.
Ma voi avete mai avuto un momento di crisi? Forte? No. Ci vergogniamo a dirlo. No, vergogno no. Cioè io e lei non abbiamo mai litigato. Mai. Cioè io proprio la devo provocare per capire un po' le sue reazioni. Abbiamo mai... E poi sai che succede? Sai che cosa c'ha di bello? Che però da un lato mi fa un po' innervosire. Che si sveglia alle 2 di notte. Per dirmi, facci ma sono 2 di notte, dormiamo. No, io devo capire. Perché abbiamo... Io alle 2 di notte devo capire. Però ti voglio dire una cosa. Lo dico con grande orgoglio. Come era 36 anni fa? Tutto quello che sentivamo, quei sentimenti, quei valori, quella passione, non è, ma non è calato niente. Il suo lavoro, io il mio lavoro, cioè ognuno ha i suoi interessi. Sono cose che poi fanno sì che ognuno dei due è soddisfatto della propria vita e quindi si vive bene insieme. Abbiamo 60 anni, ma se ci guardiamo, noi ci saltiamo addosso. Che bella scoperta, io non li conoscevo, Milia Sole e Patrizio Oliva, veramente una coppia pazzesca. Prima di farvi la domanda, io vorrei chiedere anche ai nostri esperti, la nostra coppia per sempre, ma voi crisi ne avete mai avute nel vostro matrimonio? Crisi di crescita sì, sì, ci sono, perché si cambia, non si è più quelli che di quando ci si è incontrati, si cambiano... La vita ti cambia, quindi c'è bisogno di momenti in cui riassestarsi. Di assestarti su un nuovo equilibrio. E allora adesso vediamo se riuscite a riequilibrare il punteggio con questa domanda che riguarda proprio l'intervista che abbiamo fatto e che assegna un punto. La domanda è: qual è l'ingrediente del per sempre per la coppia Oliva? Comprano insieme il babà la domenica. Ogni giorno Nilia porta a Patrizio il caffè a letto. Patrizio fa trovare ogni mattina a Nilia una sfogliatella riccia per colazione. Si prenotano Matteo e Silvia. Il caffè a letto. Il caffè a letto la mattina? Cioè Nilia porta tutte le mattine a Patrizio il caffè a letto, sei sicuro? Lei che è il suo sparring partner dovrebbe allenarlo ad alzarsi. A farlo, allora? Si sveglia prima per... Si sveglia prima per... Vediamo se hai ragione, perché tu vorresti che succedesse questo dopo il vostro matrimonio? No, così tanto per chiarirlo subito. Silvia, lo sai, sì, che questo è... Hai vinto! No, 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 no. Aspetta, aspetta. Hai detto che sai già che lo farà? Tu sei disposta a farlo? Ma sì. Ma sì, brava. Beh, non è una cosa così... Allora... Tanto per chiarire, perché la mattina dopo a casa mia il caffè a letto ogni santa mattina me lo porta mio marito a me. Scusate. Adesso però noi dobbiamo vedere se questo è proprio vero dalla voce del nostro protagonista. Perché visto che tu hai indovinato, loro purtroppo non possono scegliere l'alternativa, come di solito facciamo. Vediamo Patrizio Oliva che cosa dice. Il caffè a letto. E chi lo porta? Io. Tutte le mattine da 36 anni? Sì. È vero. È vero. Avevi proprio ragione. E lei mi sembra veramente contenta di tutto questo. Allora, è proprio... Il caffè a letto, ma adesso continuiamo a giocare con il nostro gioco Passo a Due. Allora, cari giudici, la situazione è questa. Siamo 3-1 per Matteo e Silvia contro Jacopo e Donatella. Ma nella vita dei nostri ragazzi, degli sposi in generale, nelle famiglie, succede sempre che arriva qualche contrattempo, qualche situazione nella quale, finché si è in ballo, bisogna ballare. Allora, il prossimo gioco, io chiederei a Max di preparare le nostre coppie, consiste proprio nel fare una performance di ballo, in realtà in 4 manche, una su un ballo lento e una su un ballo
più svelto. Le nostre coppie però saranno messe in difficoltà, perché nella prima manche lei sarà bendata e lui non potrà ascoltare bene la musica che dovranno ballare, e poi viceversa. Allora chiederei al nostro Max di accompagnare subito la prima coppia che deve disputare, che è la coppia in vantaggio, che deve cimentarsi in questa prova, e direi che siamo pronti. Mi sono seduta qua perché non voglio perdermi un attimo di questa performance. Cosa state raccontando? Vi va bene? Non voglio saperlo. Io darei il via al tempo. 1, 2, 3, via! Ecco, vedi come sono? Secondo me fanno anche un po' di scuola di ballo insieme. Attenzione ai piedi. No, li vedo proprio. Lui guarda ma non sente. Lei sente ma non vede. Ma lui le dà delle indicazioni, sembra che si stiano proprio divertendo. Lei porta il tempo perché lei ascolta bene la musica, lui le legge il labiale, le fa fare anche una piroetta. Bene, la prima manche. Accomodatevi alla vostra postazione. Lei la devi accompagnare, poverina, non vede. E adesso Max, puoi per favore far accomodare la nostra seconda coppia. Ecco, lei si benderà quando ha raggiunto il centro, perché giustamente è furba, dice non si è mai inciampo. Vi ricordo, cari coppia coniugi per sempre, che vince non chi è più bravo in questa performance, ma chi riesce a divertirsi e a farci divertire. Quindi pronti, partenza, via! Voglio amarti così. Devo dire che la scelta delle canzoni così romantiche facilita un po' il compito di questi non provetti ballerini. Lei è concentratissima, ha una smorfia sul viso, adesso sorride finalmente per la prima volta. Lui la guarda e la fa anche piroettare. Ma l'hai avvertita prima? Vedo che si sussurrano qualcosa, ma lui non sente, infatti lei non gli dice niente. Bravissimi! Potete fermarvi, niente, ci hanno preso gusto. Togliti le cuffie, ok, vai al tuo posto. Va benissimo. Adesso hanno invertito, guadagnate il centro, hanno invertito le difficoltà. Ora lei indossa la cuffia e non sente proprio benissimo, lui è bendato. Vi ricordo che questo è un ballo, prendono la posizione, ma in realtà si stanno sbagliando. 1, 2, 3, via! Ah, va bene, lo ballano comunque in coppia, così non li vedo, li vedo più preparati sui balli un po' più demodé. Questo è molto attuale come ballo, è una canzone che abbiamo ascoltato e riascoltato, ma loro non la ballavano neanche quando erano perfettamente udenti e non bendati. Non sanno se ridere o piangere. Lei un po' si muove sul pannocco la testa, vi prego, basta con questa tortura. Va bene, va bene, va bene. Oh, un abbraccio finale. Accomodatevi nella vostra postazione, lasciate il campo libero alla coppia avversaria, Donatella e Jacopo, che ormai sono esperti da soli. Max, niente, non ti aspettano, è il nostro povero Max, ma lui deve controllare che voi siate perfettamente equipaggiati. Ok, ci sente secondo te Donatella? Fai finta di no, ma ho visto che in qualche modo... No, ma sente pochissimo. Pronti, partenza, via! Loro non sapevano che cosa li stesse aspettando. Continuano a tenersi per mano per darsi coraggio, io penso, ma potreste anche ballare da soli, non lo so. Ah, vedi, vedi, hanno comunque trovato un modo. Ecco, vedo che lei si lancia e lui non sa cosa lei stia facendo, ma la vuole assecondare. Diciamo che si affida alla sua sensibilità tattile, però ancheggia con una certa capacità. Anche lui, benissimo! Potete accomodarvi, questo è un gioco che assegna ben 2 punti, quindi pensateci molto bene, finché siamo in ballo bisogna ballare. A casa vostra quante situazioni del genere sono capitate, difficili da gestire? Tutti i giorni. Tutti i giorni? Sì, all'ordine del giorno, poi con 4 figli l'imprevisto è all'ordine del giorno. E chi è che non molla?
dei due. Siamo tutte e due molto resilienti, devo dire. Siete resilienti. Sì. Allora, io vi lascio ancora a riflettere due secondi, vado a raggiungere la mia postazione perché sono molto curiosa di sapere a chi abbiate assegnato questo punto e devo naturalmente annotarlo perché, come avete notato, io faccio un sacco di confusione con i punti. Meno male che ho i miei autori presenti in studio che ogni tanto mi tirano qualcosa e mi dicono hai sbagliato, era 2-1, era 1-3. Va bene, allora, cari i nostri esperti, coniugi per sempre, avete deciso a chi assegnare questi due punti della manche su questo passo a due? La suspense è lì con la nostra musica di sottofondo. I due punti di questa manche vanno a... Jacopo e Donatella. Jacopo e Donatella! Attenzione, quindi siamo in una situazione di parità, di parità, va benissimo. Ragazzi, voi siete in vantaggio anche per un papillon, dobbiamo continuare con il nostro gioco dei papillon e infatti io direi che siamo pronti per dare voce al nostro super gruppo musicale, i Banda Larga! Today is gonna be the day that they're gonna throw me back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you're heading home before, but you never held it about. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Cause maybe you're gonna be the one who saves me. And after all, you're my wonderwall. Bravissimi, era Wonderwall degli Oasis. E la domanda riguarda proprio questo gruppo musicale che i nostri Banda Larga hanno in qualche modo, hanno emulato in questa canzone. Voi siete quattro, loro erano soltanto due e la domanda è proprio questa. È un gruppo musicale che è composto soltanto da due elementi, i due fratelli Gallagher. Ma questi due fratelli Gallagher, come si chiamavano? Paul e George, Mick e Kate, Liam e Noel. E Silvia si prenota perché lei è una fan degli Oasis e si chiamano? Liam e Noel. Liam e Noel, sei sicura? Liam e Noel, Oasis, suona bene. Liam e Noel. Liam e Noel Oasis, vediamo un po' se confermano che tu abbia proprio vinto e sono proprio gli Oasis, i fratelli Gallagher. Liam e Noel! Max, vorresti per favore apporre il papillon e... proprio una situazione incredibile e di assoluta parità. Comunque questi due fratelli hanno fatto anche un sacco di litigate proprio furiose, sono insieme, erano insieme da tanto tempo, si sono separati definitivamente nel 2009, ma questo i fan degli Oasis lo sapevano. Allora, adesso i punti sono proprio pari, quindi io, in attesa di andare avanti e di decidere chi disputerà poi la prossima manche, vi invito a guardare insieme a noi un
una storia, una mini fiction, dove ci sono dei protagonisti, Filo e Cri, che abbiamo già conosciuto nella scorsa edizione e che sono tornati quest'anno alle prese con un desiderio molto grande, nel quale Cristina fa pressione nei confronti di Filippo e non si sa le cose come vadano. Quindi, signore e signori, Filo e Cri. Un uomo sano, un marito. Che cosa manca? Una cantinetta per il vino? Voglio un figlio. Ah, Cri, deciderlo così a tavolino però è poco romantico. Certe cose bisogna organizzarle bene. Io mi sono premunita. Non puoi impormelo. Hai ragione, mi costa dirlo, ma hai ragione. E allora? Pronta. Buon anniversario. E come lo vogliamo festeggiare questo nostro primo anniversario, eh? Io ti conosco troppo bene, so che non ami le cose classiche, che sei sempre alla ricerca di novità, di posti particolari, ed è per questo che ho prenotato qui. Escape room. Divertente, no? Siete intrappolati in una stanza misteriosa e avete soltanto 60 minuti per uscirne. Un'esperienza adrenalinica e avvincente. Amore mio, ma cosa c'è di più avvincente e adrenalinico di questo? Nati con la camicia, il mobilificio a misura di bebè. Se compri anche il fasciatoio, il regalo, il bidoncino igienico per i pannolini. Dite stop alla puzza. Ho già prenotato un appuntamento per oggi pomeriggio, così uniamo l'utile al dilettevole. Festeggiamo l'anniversario e intanto acquistiamo una cameretta col 70% di sconto. Ah, e solo oggi lo fanno lo sconto? Lo fanno a tutti coloro che acquistano una cameretta pur non avendo ancora un bambino. È ovvio, no? È ovvio, no? È come comprare la benzina prima di avere la macchina. Tu riempi il garage di taniche di benzina. Così se la benzina aumenta, tu hai la scorta. Bravo. Allora che faccio? Confermo? Cri, ma non stiamo correndo un po' troppo? Anche al corso prematrimoniale ci hanno detto che non per forza un figlio arriva subito, eh? Ah, ma io me lo sento che dobbiamo farlo subito. Sì. Io invece credo che la decisione di diventare genitori, fermo restando che è quello che voglio anch'io, vada soppesata, vada lasciata decantare. Ecco, noi adesso ce lo siamo detto e questo pensiero lo prendiamo e lo lasciamo lì, mentre viviamo la nostra vita. E quando succederà, succederà. Shh! Lo senti? No, non sento niente. Shh! Ma che fai, l'orologio? Ma non sono io. E chi è? È l'orologio biologico. Filippo, io ho quasi 40 anni. Ma sei appena compiuto i 31. Appunto, sono sulla via per i 40. Sento il richiamo della natura. Amore mio, dobbiamo fare un bambino prima che sia troppo tardi. E il nostro primo anniversario di matrimonio ci ricorda che è già troppo tardi. E se prendessimo un cane? Simpatici Filo e Cri, noi siamo tornati in studio, siamo in una situazione di assoluta parità, ma vi ricordo che tra poco disputeremo un gioco che si chiama Gioco del Per Sempre, il quale assegna ben 5 punti e che saranno dati ai nostri concorrenti su insindacabile giudizio dei nostri coniugi per sempre, che hanno infatti raggiunto una postazione speciale, sono su in piccionaia di fronte ad un monitor con le cuffie perché non dovranno perdersi nulla di ciò che io ascolterò da parte delle nostre coppie di fidanzati. Allora do subito il via al gioco del Per Sempre. La situazione di assoluta parità ci ha imposto di fare un piccolo sorteggio e quindi tocca iniziare proprio a voi che siete di Roma. Jacopo e Donatella, emozionati, io più di voi. Questo è un gioco nel quale avete 5 minuti di tempo. Avrete 4 oggetti che io tirerò fuori da una scatola che Max mi porterà. Una scatola con delle cose che riguardano sia il vostro passato che qualcosa che nel futuro vi troverete ad affrontare. Voi avete la possibilità di raccontare nel minor tempo possibile, prima che suoni il gong, grazie Max, qualcosa che riguarda la vostra storia perché anche i nostri esperti coniugi per sempre possano farsi un'idea della vostra capacità di andare l'uno incontro all'altro, perché in questo gioco non si vince, semplicemente ci si allena.
noi vediamo chi di voi coppie, quale delle coppie è più pronta rispetto, ok? Allora, io direi di iniziare subito con un primo oggetto che riguarda Donatella. Cosa c'è dentro la scatola? Oh, 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 oh. Una cosa che ti accomuna al nostro capo scout Piermarco Trulli, che è lì il nostro coniuge per sempre. Che cosa significa questo fazzoletto di scout? Ha tanti significati. Io sono nata e cresciuta in una famiglia che ha sempre fatto scout ed è sempre stata scout. Mio padre, mia madre, mia sorella e mio fratello. E noi ci siamo conosciuti a scout. E dall'età di 5 anni ho iniziato ad intraprendere questa crescita, questo percorso di crescita, che per me è stato molto fondamentale. Mi ha permesso, e penso che permette a tutti i ragazzi che ne fanno parte, di compiere delle scelte molto importanti per la propria vita. Perché non solo si parla di ideali e valori che secondo me ti possono aiutare nel determinare la tua vita, ma possono anche aiutarti a crescere e a prendere delle scelte. Ma voi vi siete incontrati facendo gli scout? Sì. Anche per questo è importante, perché anche lui per è uno scout. Assolutamente sì. Sì, sì, sì. E che mi potete dire il primo incontro? Mi dispiace, il tempo è scaduto e devo passare subito a lui. Quindi vediamo per il nostro Jacopo che cosa c'è qui dentro. Toh! Un paio di bacchette da sushi. Che cosa ti ricorda, Jacopo? Ah. Le sai usare le bacchette? Le bacchette da sushi ricordano il nostro primo, il terzo nostro incontro, perché l'ho portata a mangiare il giapponese pensando fosse un locale all you can eat. No, in verità volevo stupirla, insomma, dopo le prime volte che ci siamo conosciuti e lei non cercava di allontanarmi sempre di più, ho cercato di recuperare un po'. Una volta abbiamo fatto un aperitivo al mare, la seconda volta l'ho portata a mangiare del giapponese e lì è stato divertentissimo quello che è successo fondamentalmente, cioè? Perché essendo un menù poi scoperto appunto alla carta, noi abbiamo preso, abbiamo mangiato, ci siamo divertiti e tutto quanto. A quel momento in cui poi è arrivato il conto, allora senza farmi vedere da lei sono fatto una bella risata, perché era anche un po' l'inizio in cui avevo iniziato a lavorare, quindi diciamo, tutto quello che avevi risparmiato è finito in questa cena. Però è stato divertente. E per te è stata una prova. Vediamo. Oh, un mattone foratino, però pesante lo stesso. Perché questo mattone? A questa domanda mi devi rispondere tu. Perché un mattone, Donatella? Ah, sono di una casa? Guarda, la pesantezza... Ok. No, penso che sia forse dovuta a quello. Cosa mi vuoi dire? Penso forse il difetto più grande che io non riesco a volte a superare, anzi lo supero però con tanta difficoltà, perché a volte si fossilizza sulle cose e non va oltre quello che ha in quel momento o la problematica o la difficoltà che vede in quel momento. Ma io pensavo fosse rivolto a te, non a lui, questo mattone. Metto in crisi? No, un po' a tutte e due. Tu trovi che lei sia pesante certe volte? Sia un po'... No. È un po' è testarda, avrei testarda, detto più testarda. Una testa dura, una testa come dura, un mattone. Più chiaro, sì. Ah, tu non sai di essere testarda? Sì, un pochino. Lo so. Non facciamo finta di non capire. Ricordatevi che la cosa importante è anche saper ammettere le proprie responsabilità, perché invece questo cappellino da sapientone è invece rivolto proprio a te, Jacopo. Cosa ti dicono più spesso? Che sei uno un po' che... Uno... Sono tutto io? Sì, sono tutto io. A Roma dicono arrivato. Sei meglio te. Sì, l'altro non so, io sono io e voi siete niente. Ma è insomma. Vero? Purtroppo alcune volte sì. Oh, lei fa così! Sì, mi capita spesso di salire un po' in alto, fortunatamente c'è lei che dice dove vai, ti tira giù. Vieni qua, ritorna tra noi mortali perché non serve fondamentalmente, quindi sì, purtroppo
È un mio limite essere ma prima perché volta. Sei sicuro di te e comunque quando parli sei convinto di quello che dici o proprio è una cosa del tuo carattere che invece non ti piace e vorresti cambiare? No, è una cosa che alcune volte ammette certezza su quello che so, alcune volte è timidezza. Quindi, quindi una maschera. Maschera, quindi non sapere approcciare, quindi istintivamente viene da fare, sono così, sono inattaccabile. Confermi? Ogni tanto sì. Va bene, grazie per aver giocato con noi, potete accomodarvi. Io, andate, andate, io nel frattempo mi rivolgo ai miei coniugi per sempre. Vi ricordo che dovrete scrivere appunto a chi volete dare questi 5 punti, noi scopriremo tutto alla fine. Nel frattempo i nostri Matteo e Silvia sono qui, Max mi porta la scatola e iniziamo anche a giocare con voi. Grazie Max. Povero Max, lui pensava semplicemente di dover cantare e suonare e invece è diventato il mio balletto, anzi balletto. Perché è altissimo. Allora, iniziamo subito con un oggetto che noi abbiamo dedicato a Matteo. Che a me mi fa venire in mente... Maledetto grano tu che l'hai portato... No, vabbè, questa è una canzone di quando io ero piccola, di Nino D'Angelo, che parla di allontanamenti, di amore a distanza. Allora. Perché? Quanto odi i treni tu? No, beh, allora, alla fine non c'ho un rapporto così conflittuale, però effettivamente io... abito a 50 chilometri da lei e che quando ci siamo messi insieme io avevo la patente ma non la macchina, lei non aveva la patente, quindi praticamente la mia tratta era autobus da Sant'Ilario fino a Reggio Emilia, una quarantina di minuti e poi mezz'ora di treno da Reggio Emilia a Sassuolo. Questo, ma allora insomma, è vero che si dice Sassuolo? Sassuolo. Che bello, ti prego, me lo dici un'altra volta? Sassuolo. Bellissimo. Scusate che noi terroni del sud, quando sentiamo questi accenti un po' così esotici, così ci piace, Sassuolo. Scusa, E no, quindi? E niente, solo che un po' la situazione si è capovolta, perché una volta che io ho avuto la macchina, lei ha scelto di fare l'università a Bologna, quindi fa 4 treni al giorno. Quindi diciamo che è una costante questa distanza tra di voi, ma voi vi allenate a coprire le distanze in un certo modo, correndo. Cioè questi sono due runner, lui però tu lo assecondi. No, sì, no, gli corro dietro. Ah certo, gli corri dietro, lo raggiungi anche però. Sì, se lui va piano sì. No. Dimmi un po', Silvia, queste sono scarpette? Mie, quindi. Sono il mio oggetto. Sono per te, sì. A me ricordano una passione che lui ha e da un po' di anni sta... No, anche a me piace molto, però cioè, che io non sono forte quanto lui è molto bravo. Ma per amore hai iniziato a correre? Sì, ho iniziato, poi le volte che lui vuole andare forte io prendo la bici. Però sempre non lo lasci solo? No, ci facciamo compagnia. E questa è una cosa che a lui fa molto piacere, ma com'è iniziata? La corsa? Sì, la passione per la corsa. Ma quando ho iniziato a correre per caso e ho trovato quello sport che proprio ti rapisce. Ma com'è iniziata tra di voi invece la storia? Io mi sono fatta influenzare come sì. Perché lui è molto entusiasta nelle cose. Sì. Io a mi proposito sono di mattoni probabilmente. Ma quando vi siete conosciuti lui già correva? No, lui giocava a calcio in quel periodo. Allora vado avanti con un altro oggetto che è questo. Che ci fate con le padelle? No, questo proprio per te. Ah, lo sai che questo tu non sai nemmeno come si usi. No, allora, io non sono un fulmine in cucina, assolutamente, ma per fortuna lei è molto brava. È bravissima. Brava. Molto brava e ci azzecca sempre. Ma ti ha conquistato cucinando per te? No, in realtà... Diteci com'è iniziata, dai. Ma... Noi ci siamo conosciuti a un campeggio. E io ero piccola perché avevo appena finito la terza superiore. E adesso faccio il quarto anno di università e da lì ci siamo conosciuti, eravamo in squadra insieme nel primo gioco che c'era in questo campeggio e da lì una qualche mia amica mi ha messo la pulce nell'orecchio, sì. Abbiamo cominciato a essere diciamo eravamo più vicini, eravamo in Francia, alla Salette e poi
Lui ha cominciato a fare i suoi spostamenti. Però lei ha cominciato a correre appresso a te, ma tu vuoi imparare a cucinare. Nel matrimonio dovrai pure darle una mano. Certo, dovrà. Assolutamente. Dovrà. Sei disposto. La nostra cucina sarà condivisa sempre, questo sicuro. Molto adattabile. È adattabile, sì. Tu dici. Quindi tu sei sicura di riuscire ad insegnargli a cucinare? Beh, impareremo insieme, perché adesso cioè, mi dipinge come questa esperta, ma non è vero. Perché no, rispetto no. A quello che fa lui, qualunque cosa sarebbe fantastico. Vero? Ma vediamo l'ultimo oggetto. È un baby monitor per i bambini che dormono in una stanza e dovrebbe tranquillizzare le mamme che non possono sorvegliare il sonno dei bambini. Però per te questa cosa, Silvia, può rappresentare un problema. Sei preoccupata tu che quando arriveranno i figli... Non dormiremo mai. Non dormirete mai? O che forse tu possa avere la mania del controllo? Io so che questo è un po' un punto debole. Non lo so, penso che in questo lui sia molto bravo a sedarmi quando tendo a esagerare. Diciamo che io sono un po' più naif, lei invece in giro. È abbastanza... Quindi è smorza in modo non pesante, in modo giocoso, in modo... E quindi vi allena la ironia mia. Vi aiuterete a vicenda, va bene, vi ringrazio. Accomodatevi alla vostra postazione. Allora, cari coniugi per sempre, Max è pronto, lo vedo lì, bello pronto con la busta nella quale voi potete scrivere a quale delle due coppie volete assegnare questi 5 punti che possono sicuramente capovolgere una situazione che potrebbe essere anche di assoluta parità. Io direi di dare un attimo di pubblicità e ci vediamo tra poco. Bentornati a Per Sempre, siamo al rush finale di questo gioco che ci insegna a metterci in gioco, a superare i nostri limiti in questa sfida incredibile che è l'amore, un amore che duri per sempre. Allora, la situazione della nostra gara è di assoluta parità, siamo 3-3 e un papillon per ciascuno e quindi noi abbiamo dovuto fare un sorteggio, abbiamo ancora da assegnare i 5 punti del gioco del Per Sempre, abbiamo i nostri Jacopo e Donatella che vengono da Roma e Silvia e Matteo. Silvia viene da Sassuolo e Matteo da Sant'Ilario in provincia di Reggio Emilia. Quanto mi piace dire Sassuolo, Sassuolo, vado a casa e dico Sassuolo, Sassuolo a tutti. Allora adesso bando alle ciance, voglio chiedere ai miei esperti, la coppia Per Sempre, che hanno un matrimonio così bello che dura da tanto tempo. Allora, vi hanno dato la busta per scrivere il verdetto, certo. La busta è stata consegnata. Prendiamo molto seriamente l'assegnazione di questi 5 punti perché mai come questa sera in questa situazione di assoluta parità potrebbero capovolgere la situazione. Mi dite qualcosa, qualche impressione che vi siete fatti lassù dalla piccionaia delle nostre coppie? Emma Ciccarelli? Sì. Di chi mi vuoi parlare? Di Jacopo e Donatella. Jacopo e Donatella. Mi hanno dato l'impressione che pur avendo dei caratteri forti, si fidano l'una dell'altra. La cosa mi è spiccata un po' all'occhio mentre ballavano, cioè l'uno si affidava quando non sapeva completamente, c'era una scioltezza che non è dovuta alla conoscenza della musica, ma al fatto di lasciarsi guidare. Nel matrimonio ci sono delle fasi in cui uno dei due conduce la coppia, l'accompagna perché l'altro per svariati motivi si ferma o sta attraversando un momento di fatica e quindi è bello questa danza della coppia in cui in certi momenti l'uno conduce l'altra. Grazie. Vi avevamo promesso che pur giocando avremmo parlato di cose molto serie e quindi voglio sentire anche Pier Marco. Tu invece che cosa mi dici di Matteo e Silvia di Sassuolo? No, mi è piaciuto. Ti cacceranno. Mi è piaciuto molto il fatto da una parte di rincorrersi, no, col treno
questa storia infinita. Anch'io, insomma, faccio il pendolare su certe cose, capisco le fatiche. E bella anche questo adattarsi, no? Anche alle passioni dell'altro. Questo è importante. Poi quel colpo di genio del vado in bici se va troppo forte, quella mi è piaciuta tantissimo. Ecco, la cosa importante è adattarsi, però comunque restando se stessi senza perdere le proprie caratteristiche. Ecco, questo mi dico. Adesso c'è un fuori programma, non so se la regia mi ucciderà per questo, ma io volevo far parlare un attimo i supporters di Jacopo e Donatella. C'è il vostro amico con gli occhiali, come ti chiami? Ce l'hai il microfono? Ho anche un nome, Daniele. Daniele, bravo. Da quanto tempo tu sei amico di Jacopo? Io sono amico di Jacopo, sì. E loro stanno insieme da 10 mesi più o meno? Sì. Ma tu, lui ti ha chiesto prima di fidanzarsi con Donatella, secondo te come gli butta, fratello? Io ho avuto la sfortuna di abitargli vicino, quindi... Ah, e quindi sei... A Jacopo, quindi ogni sera andiamo a prendere qualcosa, andiamo a prendere... Sì, sì, e sapevo in realtà dove voleva andare a parare. Ah, ho capito, quindi... va bene, andiamo. Tanto di cosa dovremmo parlare? Ogni sera. Per tanto tempo, così. E hai retto anche il moccolo tante volte, no? Sì, più che il moccolo, lui è sempre un po' composto. Lui è... Quindi tu sì. gli hai un po' dato la spinta? Sì, anche. Va bene, grazie, grazie mille. E invece, Chiara, da quanto tempo conosci la nostra coppia? Beh, Matteo lo conosco da un bel po' di anni, mentre Silvia invece l'ho conosciuta proprio nel campo in cui si sono conosciuti loro, giusto poco prima. Ed è nata subito un'amicizia molto bella tra di noi e diciamo che chiaramente quando ho visto l'interesse dell'uno dell'altro io ho cercato di hai di dato la tua benedizione, esatto. Benissimo, allora adesso sto per lanciare il gioco del Se telefonando. Allora, care le mie coppie, nella vita matrimoniale capita spesso di dover fronteggiare degli imprevisti. C'è un oggetto adesso che è nel centro del nostro studio, un telefono rosso. Avvicinatevi alle vostre postazioni, abbiamo fatto un sorteggio, giocano di nuovo Jacopo e Donatella per primi, accomodatevi alla postazione. Il telefono rosso è quello degli imprevisti, sì, c'è un ministro degli esteri tra voi due che è più capace di fronteggiare le relazioni con... si è già seduto lui, ha deciso lui. Lui, abbiamo già ho deciso capito... lei che mi dovevo sedere io. Ah, vi eravate accordati prima. Bene. Quindi diciamo c'è una divisione dei compiti. Adesso voi avete una missione. Telefonerà qualcuno, voi dovete rispondere a questa telefonata. È un'emergenza. La vostra missione è questa. C'è un problema con l'organizzazione del vostro matrimonio. Vi fanno una proposta alternativa... Ma voi dovete tenere duro e cercare di confermare la vostra prima scelta. Scusate un attimo. Devo un attimo uscire perché ho capito, ma la mia macchina... Devo prendere le... C'è la mia macchina da parcheggiare nel piazzale. Vado a prendere le chiavi della macchina. Squilla il telefono, rispondete e vediamo. Arrivo! Pronto? Pronto, Jacopo? Jacopo sì, Donatella? Sì. È qui, siamo qui. Mo, state parlando con abbondanza, la wedding planner di cui sentivi la mancanza. Allora, per quanto riguarda la location scelta per il rinfresco, la sì, masseria sì. Coi trulling astonati in vendietre di olivetti centenari, con la chiesa privata, quella che avete scelto, no? Avete scelto quel? Sì, sì, sì. Non è più disponibile. Come non è più disponibile? Mi dispiace, lo stesso giorno vostro, pensate un po', si sposa la figlia di un emiro, mo, quel stanno mille e una notte, il giorno per voi non ci sta più, capito? Ma è un problema di soldi? No, quella hanno affittato tutto il paese, però ho trovato tutto. La soluzione. Ah, ho già fermato le grotte di Castellano. Abbondanza di nome e di fatto. Le grotte di Castellano, sei contento? Matrimonio nella grotta, uno sballo. Nella grotta? E grotte di Castellano, una location unica. Ma non dobbiamo... sarà pure unica, ma noi vogliamo... Non dobbiamo affittare manco i funghi dell'aria condizionata, che stanno i funghi naturali. Mo le grotte stanno a 200 metri sotto il livello guarda, del mare. Guarda, a me i funghi neanche mi piacciono, sono anche allergico. Ma sta un'aria fresca, che nemmeno a Capo Nord, con sto caldo. Cioè, sta solo guarda, un piccolo inconveniente. Noi vogliamo quella con le olivi perché noi ci dà una pace, una serenità. E ma
Iuli non ci stanno. Ci stanno le stalattiti e le stalagmiti, che se le rompete ancora ci fanno la multa. Dovete stare attenti, hai capito? Noi comunque vogliamo gli ulivi. Allora facciamo così: se voi mi dite la differenza tra la stalattite e la stalagmite, dentro alle grotte ci manda la figlia dell'Emiro, ci faccio fare il matrimonio con Alibaba. Allora, la sai la differenza tra stalattiti? Penso di sopra, la parte di sopra, le stalattiti, quelle di sopra. Stalattiti. Che succede? Di sopra. È scaduto il tempo. Le stalagmiti di sotto. Di che stavate parlando? Non ho capito. Di location. Stalattiti. Le stalagmiti, sì. E le stalattiti quali sono? Allora, vabbè, andate al posto, ragazzi. Purtroppo i nostri giudici credo che abbiano valutato la vostra capacità di andare incontro. Prego, prego, Matteo e Silvia, accomodatevi. Chi è il ministro degli esteri? Vedevo lei che faceva tu terrorizzata. Perché hai paura? È successo qualcosa? No, vabbè. Però lui è più bravo. Ancora, scusate, ma ho una macchina a 7 posti. Ho bloccato l'arrivo. Purtroppo io ho un sacco di figli, mi servo. Vado, aspetta, dove vado? La missione, voi state, un attimo, arrivo. State ristrutturando casa e dovete risolvere il problema che potrebbe bloccare tutto. Arrivo subito, se squillano rispondi. Eccomi. Pronto? Pronto? Sì. Sono la dottoressa Cavenaghi, la direttrice della vostra banca. Il prestito che avete chiesto per ristrutturare il vostro appartamento è stato bloccato. Potete mettere i pavimenti, ma non i caloriferi. Nisba, state al freddo. No. Allora, un attimo. Mi dispiace. È aumentato lo spread, è crollata la profilazione. D'altra parte avete voluto fare i bagni in marmo rosa, adesso non c'avete più i fondi per l'impianto elettrico. Niente luce, Nisba, usate le candele, anche più romantico, no? Ascolta. Allora, qui un attimo, perché è impossibile che il nostro prestito sia stato bloccato. Cioè, nel senso, la nostra situazione finanziaria è solidissima e possiamo dimostrarlo. Ma cos'è? Parla milanese anche lei? Non capisco. Mi si attacca se poi incontro milanese, non so perché. Hai capito, senta. Guardi che il rapporto tra debito e rata da pagare non è più sostenibile. Come la pagate la rata? Avete la rata troppo alta, che fate? Allora, nel caso veniamo direttamente lì a Milano e facciamo una visita in casa del presidente della banca e vediamo se dopo ci lascia o meno questo prestito. Mi dispiace, prestito. Dovete darmi money, cash, vendete l'autovettura? No, al massimo... La casa della nonna? Possiamo ipotecare, sì, forse possiamo ipotecare i gioielli di famiglia? Gioia di famiglia non ne abbiamo, quindi. Senta, ma lei è sicuro che sapete fare i conti? Secondo me si è sbagliato proprio. Non sapete neanche le tabelline. Mi dica la tabellina del 6. Non ho capito niente. Tabellina del 6, la sa? Sì. E me la dica. Mi dimostri che sa fare i conti. 12, 18, 24, 32. Guardi, le lascio l'ultima possibilità. L'ultima possibilità fuori tempo. Mi faccia 462 diviso 11. Quanto fa? Niente, mi dispiace. Voi siete fuori. Grazie. Sentito delle... Accomodatevi, ragazzi, la prova è finita. Ho sentito delle strane voci aleggiare nello studio. Qual è la situazione? Avete... valutato un po' la loro capacità di collaborare, di fronteggiare le emergenze? Non so, chi è riuscito a districarsi? Me lo volete dare subito il vostro verdetto, cari coniugi per sempre? Vogliamo dare subito questi punti, anzi un punto del gioco, se telefonando. Assegniamo questo punto che potrebbe cambiare le sorti della nostra serata. La situazione è ancora di assoluta parità. Questo punto deciderà chi va in vantaggio delle due coppie. Coniugi per sempre. Emma Ciccarelli, Pier Marco Trulli. A chi volete regalare il punto del gioco se telefonando? A Matteo e Silvia. Matteo e Silvia! E quindi siamo 4-3. Ma abbiamo ancora da assegnare il punto del gioco dei papillon, perché la situazione di parità, ma nell'ultima manche del gioco dei papillon si assegnano ben 2.
Papillon. E quindi io direi di dare subito voce alla nostra super band, i Banda Larga! Tu mi sembri un po' stupita, perché rimango qui indifferente, come se tu non avessi parlato, quasi come se tu non avessi detto niente. Ti sei innamorata, cosa c'è che non va? Io dovrei perciò soffrire da adesso, per ragioni o piedi, orgoglio e di sesso. E invece niente, no, non sento niente, no, nessun dolore. Non c'è tensione, non c'è emozione, nessun dolore. Anche meglio dell'originale, devo dire. E allora la domanda per quest'ultima manche del gioco dei Papillon è: dopo aver ascoltato Nessun dolore di Lucio Battisti, a proposito di questo cantautore che è stato la colonna sonora di milioni di storie d'amore che anche se siete giovani potete apprezzare, quale di questa affermazione che farò su di lui non è vera? Quindi è falsa. Ha giocato nella Nazionale Cantanti. Ha assemblato da solo la sua moto. Ha frequentato la facoltà di matematica. Jacopo, Donatella, siete sicuri di conoscere la risposta? Qual è? Noi diciamo assemblato la sua moto. Cioè? Lucio Battisti non ha mai assemblato da solo la sua moto? Strano. Proviamo. Perché motocicletta, 10 HP, tutta cromata, è vero o falso? Chi lo sa? E tu a 16 sì! Pensate, io avrei sbagliato e quindi il punto. Prego, Max, porta i due Papillon ai nostri ragazzi. Con 3 Papillon a 1. Niente, questa sera è totale parità. Di nuovo siamo in totale parità. È vero, non mi sto sbagliando, perché la matematica non è un'opinione. E complimenti. Allora non ci resta altro che andare avanti per poter giocare con la prossima domanda, che riguarderà qualcosa che noi vedremo adesso con il gioco di Indovina il finale. Ebbene sì, il gioco di Indovina il finale è un gioco che riguarda la storia che abbiamo prima visto, Filo e Cri, la nostra minifiction, i nostri protagonisti. Abbiamo visto prima che appunto erano un po' quasi all'inizio di un litigio, discutevano, e adesso vediamo come va a finire. Allora io direi di guardare subito l'ultima parte di Filo e Cri. Sai che questa cosa del cane è un'idea? Vabbè, ma io lo dicevo così per dire. No, no, tu hai detto che invece di fare un figlio potremmo prendere un cane. No, 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 io non ho detto invece, io ho detto che intanto potremmo prendere un cane per abituarci ad avere cura di qualcuno, perché ho un figlio. Tu la fai facile a parole, ma... Ma? Ma intanto cambia il nostro ruolo all'interno della società, perché da coppia diventiamo genitori. Cioè siamo appena sposati, siamo appena diventati una coppia, adesso così, boom, subito, genitori. Crea confusione. Scusa, c'è un tempo standard? Che cos'è? Un videogioco? Se sei coppia per 3 anni puoi passare al livello successivo, genitori? No, però così in 4-4-8 io un momento prima sono Filippo, un momento dopo sono papà. È scioccante.
Ma che cos'è, scusa, dottor Jekyll e Mr. Hyde? Ma mica cambi personalità. E non è detto, non è detto. Perché c'è in ufficio un mio collega che prima era simpatico, scherzava con tutti. Dopo è diventato antipatico, intrattabile. Sta lì, no, con un muso lungo, se gli parli non ti risponde. Ma chi è Rossetti? Te lo ricordi? Oh, sì, amore mio, Rossetti ha avuto 6 gemelli, 6. Non è antipatico, non ti risponde perché dorme. Comunque, un figlio ti cambia proprio la quotidianità, eh? No, questo non lo puoi negare. Noi siamo sposati da un anno, ma godiamoci la vita. Facciamo qualche follia. Andiamo a dormire alle 8, ci svegliamo a mezzanotte, poi andiamo in discoteca fino all'alba, eh? Siamo giovani. Filippo, ma sei impazzito? L'ultima volta che io ti ho trascinato in discoteca, sei caduto dal cubo e ti sei slogato la caviglia. Tu non sei così giovane. E se volessimo partire per un posto esotico? Così, all'improvviso. Una mattina ci svegliamo e diciamo, andiamo ai Caraibi. Che succede? Che ti licenziano. E poi ti vorrei ricordare che sei fotosensibile. In viaggio di nozze ti sei bruciato con la protezione 100 sotto l'ombrellone. Ho capito, però così soffochi ogni mio desiderio. Mi reprimi, mi tarpi le ali. Per niente affatto. Infatti sul cane sono d'accordo. Davvero? Sì. Sai cosa facciamo? Facciamo un figlio e prendiamo un cane, così crescono insieme. Buon anniversario, amore mio. A stasera. No, se mi aspetti un attimo. Io... La seconda parte della nostra fiction, avete visto Filo e Cri alle prese al loro primo anniversario di matrimonio, questa soluzione di Cristina, un bambino e un cane, vediamo un po' se convincerà Filippo. Allora io devo farvi una domanda, siete in assoluta parità, non c'è bisogno di prenotarvi per questo gioco, risponderanno, hanno diritto a rispondere, siccome voi avete vinto l'ultima manche del gioco dei Papillon, hanno diritto Matteo e Silvia a rispondere. E la domanda che vi faccio è questa: nel giorno del loro anniversario, secondo voi cosa riceverà in regalo Filippo? Un corso di nuoto, un cane, una bici con porta bebè? Allora, avete 30 secondi per decidere. Potete consultarvi anche con i vostri supporters. Tutte e due le coppie, perché nel caso in cui... Dovete rispondere tutte e due, insomma, perché sapremo soltanto dalla viva voce dei nostri protagonisti chi avrà veramente vinto. A voi, Matteo e Silvia, la possibilità di scegliere per primi una di queste tre opzioni. Corso di nuoto, cane o bici con porta bebè. Ma vedo che, anche se dovranno rispondere per secondi, Jacopo e Donatella si consultano. I 30 secondi credo siano ormai scaduti. Matteo e Silvia mi daranno per primi la loro risposta. Cosa riceverà in regalo Filippo? Noi proviamo con bici con porta bebè. La bici con porta bebè. Voi invece che cosa pensate? Potendo scegliere solo tra un corso di nuoto e un cane? Noi avremmo detto la stessa, però diciamo un cane. Voi dite un cane. E allora adesso il dado è tratto e noi non possiamo far altro che ascoltare dalla viva voce dei nostri protagonisti qual è il finale della loro storia di oggi. Che bella tavola. Ah. Abbiamo fatto bene a restare a casa e festeggiare qui il nostro anniversario. È vero, però tu non hai ancora indovinato il mio regalo. Beh, sei così misterioso. Allora, se ti dico preziosa, cosa pensi? Una cosa di inestimabile valore. E se ti dico brillante, a cosa pensi? A qualcosa che emana una luce speciale. E se ti dico trilogy, a cosa pensi? Trilogy, a un passeggino. Trilogy, il passeggino che accompagna il tuo bambino da 0 a 4 anni. Reclinabile, fronte mamma, fronte mondo. Si apre con una mano e resta in piedi da solo. Amore mio, ma quanto sei dolce. Ancora non sono incinta e già mi regali un passeggino. È un trilogy. Veramente. Ah, è un anello. Grazie. È bellissimo. Un trilogy.
Amore, scusami, no? L'anello è bellissimo e poi varrà almeno 4 cambio di pannolini per un anno. Forse qualcosina in meno. Però io avevo capito che per te fosse più importante. Ma per me è importante. Sì, ma non più importante. Senti, amore, a me sembra che questo argomento del figlio stia diventando un'ossessione. Lo sai che se ti fissi su una cosa è proprio il momento che quella cosa non accade? Non è vero. Invece proprio quando tu ci pensi, ci ripensi, che poi quella cosa succede davvero. Ah, basta il pensiero. Non fare lo scemo. Su queste cose non si scherza. Ma Cri, siamo giovani, i figli arriveranno. E poi i figli li manda Dio. Ce l'hanno detto pure al corso? Sì, lo so. Però Dio si deve sbrigare. Altrimenti il tuo regalo scade. Addirittura? Sì. E che è, uno yogurt? No. Un surgelato? No. Una cambiale? Abbonamento in piscina. Corso papà più bebè. Dai 2 mesi in su. Del bebè. Valido 1 anno. Capisci? 9 mesi di gravidanza più 2 del bambino fanno 11. Abbiamo 1 mese per... Per? Buon anniversario, amore mio. Non ci posso credere, non avete indovinato. Ecco, e anche il suono ci dice che mi dispiace, ma non avete indovinato. Era proprio un corso di nuoto, è veramente una cosa incredibile. E quindi la situazione è ancora di assoluta parità ed è quindi importantissimo ascoltare a chi di voi due, la nostra coppia per sempre, a chi di voi quattro, a quale coppia, la nostra coppia ha assegnato la coppia delle coppie. La coppia delle coppie, io sono proprio emozionata perché l'ago della bilancia sarà proprio il gioco del per sempre. Cari, consegnatemi la busta. Grazie Emma. Quindi io devo proprio leggere qua dentro chi ha vinto. Non c'è soltanto il nome, i nomi di chi ha vinto, ma c'è proprio il nome della coppia che ha vinto tutta la gara. E il nome della coppia che ha vinto tutta la gara, non so se ho voglia di dirvelo, ve lo dico la prossima. No, sto scherzando. Siete tutti curiosi di saperlo? Vediamo un po'. Vince questa seconda puntata del per sempre, perché in assoluta parità ha vinto il gioco del per sempre. Questa sera da casa non capiranno niente, ma ho capito io. Vince la coppia di Jacopo e Donatella! Complimentarmi con voi, rimanete pure lì, invito qui al centro la mia coppia di coniugi per sempre. Allora, grazie per essere stati qui con noi, state al centro con me, vi salutiamo e ci vediamo mercoledì prossimo con il nostro gioco per sempre.